Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle recensioni e tutorial sull'audio recording. È appena arrivato il nuovo Fatherport 16 della Presonus. Da nerd patentato non nascondo l'emozione che si prova quando si scarta per la prima volta un prodotto per l'audio recording. La scatola, come si vede, è bella grande, all'interno il Fatherport è protetto da un imballo di cartone ecologico che per la sua forma ammortizza bene il prodotto. Una busta con i depliant e le istruzioni è subito visibile, vedremo poi cosa contiene. Il Fatherport 16 è protetto da una busta antipolvere, ci accoglie subito un bel prodotto solido in metallo, vediamo la pellicola di sicurezza posta sui fader di semplice rimozione. Al tatto il controller è solido e ben bilanciato, la corsa dei fader è molto morbida. Sul retro troviamo l'ingresso USB 2, un ingresso per il pulsante foot switch assegnabile, l'ingresso dell'alimentatore fornito di serie ed il pulsante per l'accensione del controller. Tornando alla scatola troviamo all'interno il cavo USB appunto ed una scatola più piccola che contiene l'alimentatore a cui dovremo attaccare il cavo di alimentazione come si vede nel video. Passiamo ora al contenuto della busta. Troviamo un adesivo Presonus, un dépliant con le istruzioni sommarie di installazione ed utilizzo con Studio One Artist di serie. Quattro piedini adesivi in gomma da applicare sotto il Fatherport per stabilizzarlo sulla scrivania. Un foglio guida rapida per le connessioni immediate. Ed un foglio infine che contiene il numero di serie che dovremo registrare sul sito Presonus. Dovremo quindi prima creare un account e poi registrarci. Questo ci darà accesso al software di recording Studio One Artist e ai driver di installazione. Chiudiamo la scatola, la mettiamo da parte e siamo pronti per l'installazione e l'utilizzo con la nostra DAW. Spero di avervi incuriosito, ci vediamo nei prossimi video per l'installazione dei driver e l'utilizzo con tutte le DAW più famose. Ciao, a presto!